Buonasera a tutti dalla TG regionale per sordi. Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da 6 metri in seguito al ribaltamento di un cestello elevatore sul quale si trovava mentre stava potando un pino in un agriturismo sulla strada provinciale delle Caldanelle a Piombino. L'incidente sul lavoro è accaduto intorno alle 10:30, l'uomo è rimasto sempre cosciente, e avrebbe riferito di avvertire una paresi agli arti inferiori. È stato liberato dal cestello grazie all'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha disposto l'intervento dell'elicottero Pegaso per il successivo trasporto in ospedale. Alle 5:51 di questa mattina è stata registrata una prima scossa di magnitudo 3.3 con epicentro fra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, ad una profondità di 9 chilometri. La scossa più forte è stata avvertita distintamente dalla popolazione in Chianti, a Firenze e in vari comuni del Fiorentino come Scandicci, Campi Bisenzio, Bagno Arripoli, Sesto Fiorentino, Calenzano e Montespertoli, avvertita però anche a Prato, a Cavriglia, nell'Aretino e nel Senese. La seconda scossa è avvenuta alle 6:19, sempre con epicentro a Impruneta e magnitudo 2.0 a 6 chilometri di profondità. È confermata l'assenza di danni a persone o cose per lo sciame sismico, ha affermato poco fa il sindaco metropolitano Dario Nardella, che a titolo precauzionale ha allertato le sedi della Protezione Civile Metropolitana e Comunale per poter ricevere tutte le segnalazioni del caso e invita la popolazione a contattare appunto la Protezione Civile o anche a collegarsi alla rete civica del comune per avere indicazioni sui comportamenti da avere qualora si dovessero registrare altre scosse. La situazione è monitorata, anche se la scienza dice non consente di prevedere quando si parla di terremoti, fenomeni però coerenti con la sismicità di questa zona. Avrebbe subito violenze anche sessuali da parte del marito, condotte che sarebbero state sostenute dai familiari, in particolare dai genitori dell'uomo. Per questo, nei confronti dello sposo e dei suoceri della presunta vittima, una 24enne, è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione, eseguita dai carabinieri. Tutto avvenuto in provincia di Pistoia e a far partire le indagini dell'arma. Il 26 gennaio scorso, la stessa giovane di origine pakistana. Sono 3.325 nuovi casi di Covid in Toscana, il tasso dei nuovi positivi è del 16,21%. Rispetto a ieri, il numero di casi è maggiore a fronte di molti più test eseguiti e il tasso di positività è maggiore. Altri 9 purtroppo i decessi, mentre i ricoveri scendono a 512. Imbrattati con scritte riconducibili al movimento Novax i muri della sede di Noi TV a Lucca e anche le auto e il furgone regia dell'emittente. Frasi contro i vaccini, ma anche contro i giornalisti, contro il governo, vergate da ignoti durante la notte, con vernice rossa, siglate con una V cerchiata, si legge tra le varie scritte, governo nazista, sei in prigione se il diritto è concessione e salva tuo figlio. Mentire sul Vax che uccide è criminale, si legge ancora. Sul posto intervenuti gli uomini della Scientifica e della Digos della Questura di Lucca che stanno indagando sull'accaduto, raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. E però c'è anche un fatto che si tratta della seconda emittente presa di mira. Il 2 maggio scorso è stata la volta della TV pistoiese TVL imbrattata con scritte simili.
Anche Prato al centro dell'inchiesta della Procura europea di Venezia su un sistema che, attraverso un consistente flusso di fatture intestate ad aziende cartiere, avrebbe permesso di registrare operazioni inesistenti per un imponibile di 39 milioni di euro, con il conseguente recupero di 8 milioni e mezzo. Le indagini della Guardia di Finanza di Venezia e Padova hanno svelato il meccanismo che, partendo dal Veneto, si estendeva ad altre zone su tutte le province di Prato e di Milano. Qui gli investigatori hanno rintracciato imprenditori cinesi a capo di ditte fasulle, prive di strutture di operatività, con amministratori irriperibili e con grossi debiti nei confronti del fisco. Il Grande Hotel La Pace di Montecatini Terme, storico e blasonato 5 stelle della città termale che risale al 1870, frequentato tra gli altri da D'Annunzio, Puccini e Toscanini, avrebbe ora una proprietà russa. Adesso emerge il nome del presunto acquirente, si tratta della 31enne Karina Boguslaja, figlia del deputato della Duma Irek Borisovic, uno dei parlamentari raggiunti dalle sanzioni dell'Unione Europea. Villa Bardini è qualcosa di difficoltoso da raggiungere e quindi tutto ciò che può favorire l'accesso è ben accolto. Siamo su questa linea, la cosa importante è che la soprintendenza sia su questa linea e poi sarà fatto un sopralluogo con il sindaco Dario Nardella e il presidente della Fondazione Bardini Speranza e Eugenio Giani, il presidente della regione Toscana, per affrontare questa avventura. Lo ha detto Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, sull'ipotesi di realizzare delle scale mobili per raggiungere Villa Bardini, idea rilanciata dal presidente della Toscana, Giani. Entrano nella nuova sala della scultura medievale del Museo del Bargello alcune opere conservate finora nei depositi, tra cui l'acqua santiera della chiesa di San Piero a Quaracchi, con il fusto popolato di putti e animali fantastici. È una delle novità introdotte dal Museo di Firenze in occasione del riallestimento della sala che ripercorre un secolo di scultura fiorentina attraverso 20 opere. E siamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana: sereno poco nuvoloso, i venti sono deboli, i mari poco mossi e infine le temperature stazionarie o in locale lieve calo le massime. Ed è tutto per questa sera, grazie per averci seguiti e arrivederci.